qualcuno, si collega qualcuno. Vero è che questo è un periodo, siamo partiti, siamo in diretta, ciao a tutti. È un periodo anche di estate, di persone che vogliono stare fuori, di stare al mare, quindi effettivamente c'è più un seguito sul lungo corso che non nella diretta immediata, però comunque c'è un po' di gente che segue, magari tra poco la vedremo collegarsi. Continuando a fare due chiacchiere tra noi introduttive. Mi dicevi tu che tu per lettere elettriche sei non curatore, così facciamo anche un po' di informazione e formazione per chi il mondo dell'editoria non lo vende dall'esterno, ma sei stato curatore del testo, quindi non curatore di collana, che è Cristiano Saccocci e lo salutiamo, ma curatore del testo del libro. Se ci vuoi un po' parlare delle differenze e un po' Sì, qual è questo ruolo. allora il curatore, in questo caso Cristiano della collana Bezzelens, il curatore di collana, sostanzialmente decide la linea editoriale di quella collana, d'accordo ovviamente con l'editore che è Vittorio Cirino, che è l'editore appunto di Lettere Elettriche, casa editrice. Quindi Cristiano fa un lavoro di scelta degli autori, di contattare gli autori, di scegliere quali sono le uscite, scegliere anche l'impostazione grafica. Questo sempre in stretta connessione e in accordo con appunto l'editore. Il curatore di un testo, nella fattispecie il revisore sostanzialmente, è quello che io sto facendo per la prossima uscita che ho fatto per Cuore di Ossidiano, ma che sto facendo anche per la prossima uscita di Badlands, che è Terre senza Dio di Sean Crowe, che sarà in vendita a partire da circa 18-19 luglio. Quindi io sostanzialmente sto rivedendo la traduzione, che in tutti e due i casi è del traduttore di Lettere Elettriche, che è Davide Bonazzi, e sto quindi controllando appunto che il testo sia più fruibile per il lettore italiano, nel caso ci siano magari delle parti un po' più macchinose, e anche ricontrollare la traduzione che ha fatto appunto Davide, che è un traduttore professionista. Sostanzialmente io sto ricontrollando il testo e ottimizzandolo. Ecco, mettiamola così. Io inizio a far vedere questa immagine della copia del libro di Cuore di Ossidiana che mi avete gentilmente dato e io sto leggendo con grande piacere, anche se sono arrivato solo a pagina 150. Per chi non lo sapesse, è un bel tomo di 447, 400 e passapagina. 447, sì. 447, io sono arrivato più o meno a 150, però Ah, scusa, no, effettivamente. 477, se non ricordo male. Aspetta, eccolo qua, hai ragione, 477, Sì. perfetto. La sto facendo vedere proprio per mostrare a chi ci sta seguendo, già ci sono una persona collegata, un paio di persone, le saluto, che effettivamente una piccola casa editrice che si vuole comportare in maniera seria, e sottolineo che si vuole comportare in maniera seria, per un singolo libro ha tantissime figure che ci hanno in qualche modo ruotato intorno. Questo per la fattispecie è Cuore di Ossidiana. Abbiamo l'editore, ok. Qua abbiamo il curatore di collana, Cristiano. Poi c'è la copertina che l'ha fatta una persona e quindi un È lo altro stesso essere. autore della copertina originale, la copertina originale. Sì, però diciamo tutte le figure dietro a un libro. Nel vostro Certo. caso voi non avete fatto quell'operazione che a me non piace tanto, ovvero che per dinamiche commerciali o per altri motivi, a volte ci sono 10 paesi, 10 copertine, che secondo Certo. me forse potrebbe avere un senso, ma secondo me è anche, diciamo, una snaturalezza, nel senso vai un po' a modificare il senso di un'opera perché la vuoi adottare a un mercato, a un pubblico. Vabbè, questa è una cosa mia, poi magari ne parliamo. Comunque c'è uno che fa la copertina, poi ci sono delle tavole interne che anche in questo caso suppongo siano sempre quelle originali, giusto? Esattamente, sì, esatto. Poi c'è una grafica e impaginazione, poi c'è, vabbè, un logo, viene citato chi l'ha creato, poi c'è chi ha fatto la revisione e l'editing e poi i correttori di bozze. Cioè, insomma, dietro a un titolo, anche una piccola casa editrice ci può mettere tanta gente a lavorare. Questo perché mi piace sottolineare la serietà delle piccole case editrici, perché un po' online ormai, un po' perché si è tanto scottati, un po' perché se ne sentono di tutti i colori, c'è un po' questo denigrare le piccole case editrici, dove per piccole intendo che pubblicano pochi libri, che hanno un mercato ristretto di nicchia perché se lo scelgono, e quindi magari tutti poi puntano ai nomi più grossi, mentre in realtà
dal mio punto di vista, poi ovviamente ognuno pensa quello che vuole, probabilmente un esordiente o comunque un giocatore che magari anche sta al terzo libro, quindi comunque rimane esordiente, non è che chissà chi sia, c'è gente che ha pubblicato 100 libri nel corso della sua vita, quindi già 2-3 non è che uno debba sentirsi arrivato, però magari puntare a una piccola realtà che sia seria può essere una rapida ascesa. Dico rapida perché spesso si punta sempre alle grosse e rimani lì 20 anni, 30 anni ad aspettare con tutti i rammarico e i rancori, mentre magari è più facile entrare in contatto con un Cristiano, con un Lettere Elettriche, ma così al pari come altri. Adesso stiamo parlando di voi come gruppo e quindi cito voi, tante piccole realtà che invece dovrebbero essere meno sottovalutate. Ci tengo a precisare queste cose perché nelle mie chiacchierate mi fa sempre piacere, per chi può essere interessato, dare anche dei consigli. C'è un commento, aspettalo, andiamo subito a vedere. Ah, ok, un saluto, ciao Lidia. E, andando invece un pochino più addentro al libro di cui, diciamo, noi dobbiamo parlare, ti chiedo di farmi un'introduzione di Cuore di Ossidiana. Premetto per tutti quelli che ci seguono, che guardano la puntata, io dopo, quindi se è registrata già li trovate, in descrizione metterò tutti i link fatti per bene, perché StreamYard non mi dà la possibilità di fare le cose come YouTube. Dopo su YouTube e poi nel post Facebook troverete un post di dettaglio con tutti i link, tra cui inserirò anche i link delle altre chiacchierate che Andrea e anche Cristiano hanno fatto su altri canali social, in modo che potrete avere approfondite tante informazioni. Quindi ti chiedo qui di darmi un'infarinatura, perché poi dopo mi piacerebbe se ci concentriamo di più su quello che è l'aspetto narrativo, cioè il Grimdark rispetto anche a altre forme di fantasy. Vai, basta, mi taccio. Allora, due parole, penso se me le concederai, sull'autore, anche se in appendice al libro di cui appunto ho dato una mano a revisionare il testo, ci sono anche alcuni miei inserti che riguardano appunto, in cui ho cercato di ricostruire la carriera editoriale di questo autore canadese, Michael R. Fletcher, fare una bibliografia di quello che di lui è uscito, ovviamente tutto in lingua inglese, a parte il libro che Lettere Elettriche ha portato in Italia, per ora, ne seguiranno altri, e infine un'intervista che ho avuto il piacere di fargli e poi di tradurre ovviamente, e quindi trovate tutto quanto in appendice alla fine proprio del romanzo, quindi senza neanche il rischio di spoiler. Fletcher è un autore che ha avuto una storia editoriale molto particolare, ma che diventa sempre più comune in quello che è il grande mercato anglofono della letteratura di genere, quindi parliamo di narrativa fantastica. Sempre più comune in che senso? Nel senso che a differenza che da noi, dove appunto c'è ancora un po' parecchia un po' di diffidenza nei confronti degli autori che lavorano in self-publishing, Fletcher ha avuto per il suo primo, diciamo il secondo in realtà, libro, il contratto con una delle più grandi case editrici, ma io parlo a livello proprio di tutti i generi, anche mainstream, di tutto il mercato anglofono, ok? E cioè la HarperCollins. E nonostante il libro fosse andato molto bene, il libro è Beyond Redemption, che è appunto ancora inedito in Italia, lui non ha potuto proseguire il rapporto contrattuale come sperava, perché il libro non aveva ottenuto tante vendite quanto si aspettasse l'editore. A quel punto lui, dopo un periodo di crisi, ha consigliato anche ad alcuni autori molto più affermati di lui, che appunto lo hanno un po' adottato, perché c'è anche questa tendenza nella narrativa di genere di lingua inglese a fare comunità tra autori, anche autori emergenti, non solo quelli affermati. Quindi autori più affermati di lui lo hanno spinto, dato che avevano riconosciuto il talento, di buttarsi sostanzialmente nel self-publishing, cosa che lo ha portato sostanzialmente ora a vivere di quello che lui scrive. È un autore molto prolifico, che rimane sempre a un alto livello qualitativo, ha una capacità creativa, immaginifica, veramente notevole, ed è estremamente capace di costruire mondi complessi, parecchio cupi, quindi ambientazioni complesse e sistemi magici complessi. E in questo, di questi, diciamo, suoi marchi di fabbrica, Cuore di Ossidiana è l'epitome, è
un simbolo perfetto. Perché? Perché Cuore di Ossidiana, che è il primo di una trilogia, di cui Lettera Elettrica ha già acquisito i diritti, è intera, l'intera serie, quindi non c'è rischio di rimanere a corto, diciamo, con una solita, una delle solite paure dei lettori è quella di rimanere con una saga interrotta. Non scusami se ti interrompo e aggiungo, sì, non fate come fanno molti, aspetto che escono tutti i libri e poi me li compro. Comprateli uno alla volta, perché la casa editrice non può finanziare 10 libri aspettando che li comprate. Quindi voi, se vi piace un prodotto, credeteci subito, perché in questo caso specifico potete stare tranquilli, perché il libro avrà un suo seguito e non morirà così interrotto. Vai, continua. Ti farei un applauso, ma non ho l'effetto speciale degli applausi. Dicevo che appunto Cuore di Ossidiana, che in realtà in titolo originale Blackstone Heart, che è il primo libro della Obsidian Pet Trilogy, tradotto appunto da Bonazzi, d'accordo ovviamente con Vittorio e con Cristiano, Sentiero di Ossidiana, il nome della trilogia, è la storia di un uomo che si risveglia sostanzialmente dalla tomba e si rende subito conto, dopo un po', non proprio subito, che sono passate diverse ere da quando qualcuno lo ha ucciso e a questo punto non capisce neanche perché qualcuno lo abbia fatto risorgere e come. E inizia un percorso in cui cerca di riottenere la propria memoria, di capire chi in realtà lui era stato, rendendosi conto che il mondo in cui lui viveva e di cui comincia ad avere dei ricordi è completamente cambiato. Si tratta di un mondo dominato dai maghi, da una casta di maghi sostanzialmente, e la magia appunto esiste ed è molto molto potente in questo mondo creato da Fletcher, e si rende conto che questi maghi sono suoi nemici, ma non riesce a capire come mai è successo quello che gli è successo. La prima cosa che capisce è che esistono dei frammenti di ossidiana sparsi nel mondo, in cui sono contenuti dei frammenti della sua memoria, e comincia a muoversi, a viaggiare appunto, per cercare di recuperarli. Ovviamente farà degli incontri, capirà di non essere stato una persona per bene, diciamo così, e a questo punto inizia uno di quelle che sono, secondo me, le note più spiccate, più gradevoli, anche se a volte molto dure, della narrativa di Fletcher, e cioè questa grandissima capacità dell'autore canadese di, attraverso i suoi personaggi e i dilemmi che vivono i propri personaggi, di portare il lettore a confrontarsi con le proprie scelte morali sostanzialmente, perché Crane, questo è il nome del protagonista, il romanzo tra l'altro è narrato in prima persona, andrà continuamente a mettere in dubbio quello che è stato e quello che vorrà essere, e a cercare di capire come potrà differenziare se questa sua nuova vita da quella che è stata quella sua passata. Diciamo che messa così la storia, io ho iniziato a leggere il libro, non sono un lettore grimdark o di dark fantasy un po' più spinto, quindi messa così potrebbe sembrare tanto. Diciamo, a chi non è come me avvezzo a questo mondo, c'è all'interno anche tanta violenza, tanto sangue. Perché il grimdark, e adesso ce lo spiegherai tu molto meglio di me, effettivamente nel narrare una storia, così come possiamo avere un romanzo erotico dove ci sono delle scene molto minuziosamente dettagliate di sesso, o un general romance dove c'è il bacio di sfuggita e finisce lì, il grimdark, ecco, ha una sua sfumatura che va nella violenza, mettiamola così, come discorso generale, poi comunque va contestualizzato. Non voluta, non, come dire, superflua, ecco, però comunque ha un aspetto abbastanza anche crudo, tant'è vero che il protagonista poi farà delle cose abbastanza crude anche. E a questo punto mi collego alla trama che tu comunque hai spiegato in un modo molto bello, cioè potrebbe essere tranquillamente un epic fantasy, un fantasy di qualsiasi tipologia, cioè la trama in sé è molto bella, è complessa, io l'ho detto, sono arrivato più o meno a questo punto, meno di un terzo, però effettivamente ti tira, ti fa venire voglia di andare avanti, a prescindere che ci sia più o meno violenza, più o meno sangue, più o meno morte, però il grimdark ha questo aspetto,
Vai, parlacene. Il Grindark non è possibile definirlo, anche se molti ci provano e si arrogano anche il diritto di farlo. Secondo me, che non sono nessuno, il Grindark è più un atteggiamento, un approccio a determinati generi, un modo di narrare, che non un sottogenere ben definito. Mi spiego. Noi parliamo di epic fantasy come di un classico fantasy in cui c'è un mondo in pericolo e degli eroi, un gruppo di eroi o un singolo eroe, il cosiddetto predestinato, che attraverso un viaggio tipico, e qui ritorna appunto lo studio del mito, il viaggio dell'eroe, di Campbell, eccetera, eccetera, arriva a salvare il suo mondo. Ora, esistono tantissimi sottogeneri del fantastico. Tra l'altro la critica anglofona si sbizzarrisce nel creare nuove etichette ogni giorno, lo sappiamo, anche per la fantascienza, quindi parlo di letteratura fantastica tu pure. Il Grindark, secondo me, è nato innanzitutto più come reazione a una certa standardizzazione e a un certo paludamento di alcune tendenze del fantasy classico. Parliamo degli epigoni di Tolkien, parliamo appunto degli anni 80 e 90, in cui certo ci sono state delle opere importanti, ma ci sono state anche tante opere che pedissequamente ripetevano determinati schemi. A questo punto, ricostruendo tentativamente quello che può essere stato l'inizio del Grindark, che poi è nato come sostanzialmente delle tendenze di autori che a un certo punto si sono riconosciuti: ah, noi facciamo il Grindark, grazie a un famoso intervento di Joe Abercrombie, che appunto è il cosiddetto Lord Grindark, non a caso, che risale al 2013 e che è ancora leggibile sul suo blog. Cioè, questa reazione qual è? Basta con il fantasy, come dire, che consola, il fantasy che è prevedibile, con gli eroi senza macchie e senza paura, con i cavalieri scintillanti, nelle armature scintillanti. Qualcuno ha parlato di storicizzazione del fantasy, cioè prendiamo il fantasy e lo immergiamo nel fango della storia dell'uomo. E lo immergiamo non solo nel fango della storia dell'uomo, ma anche nel fango che è l'uomo, perché sostanzialmente noi non siamo, come spesso in tanta narrativa, non solo fantasy, vengono descritti certi personaggi come delle specie di, come dire, robot che sanno quello che devono fare, che se seguono un determinato codice morale è sempre quello, si mantiene la linea, eccetera, eccetera. No, noi siamo un coacervo di contraddizioni, di emozioni contrastanti, di dubbi, di ansie, di paure, di cattiveria a volte, e questo Abercrombie, e secondo Abercrombie, e io sono d'accordo sinceramente, prima di lui George R.R. Martin, che tutti conosceranno, quelli che ci stanno ascoltando, avevano cominciato appunto a inserire all'interno di determinate storie ambientate in mondi secondari, mondi cioè che non hanno nessuna, per utilizzare la definizione di Tolkien, che sono una creazione, una subcreazione appunto dello scrittore. Sì, guarda, io ci pensavo, perché io poi ragiono molto sulle chiacchierate che dovrò fare nei giorni da quando bene o male la programmiamo, a poi quando comincia la diretta ci penso molto, penso spesso. L'altra sera mi è capitato di vedere un film come si chiama l'attore? Quello che ha fatto Die Hard. Bruce Willis. Sì, il film che si chiama L'ultimo dei Boy Scout. Effettivamente, guardando quel film di nuovo, non lo vedevo penso da almeno 10-15 anni di notte, quindi ero pure stanco, quindi l'ho visto e non visto. Però effettivamente lui è un personaggio, mi veniva in mente, non pulito, cioè ancora più di Die Hard. Lui c'ha una moglie che lo tradisce col migliore amico, 3000 problemi. Alla fine è un perdente che però poi alla fine fa il suo percorso da eroe, riuscendo poi a risolvere un caso molto complesso. Alla fine è quel torbido che dicevi tu, umano, è torbido della storia, nel senso che la storia c'ha del torbido, ma lui anche c'ha del torbido nella sua vita, perché è un ex ubriacone, c'ha i suoi problemi, la moglie lo tradisce, poi alla fine comunque la perdona, la figlia che lo tratta male, cioè insomma un po' come la vita di molti di noi, che effettivamente non è tutta rose e fiori.
Ed è un aspetto che forse io sono un lettore, ma non è che sono così vasto che tutti i generi li conosco. Quindi forse nel fantasy mancava, anche prima di Martin, questo aspetto un po' più realistico e sporco della vita, quel hard boiler in qualche modo pulp, dove effettivamente i personaggi, forse è sbagliato dirlo, sono più reali, però comunque sono più realistici rispetto a noi che facciamo delle vite meno edulcorate. Cioè, se, prima sembravano sempre degli attori di video Hollywood, queste vite perfette, questi problemi che per quanto sono problemi comunque tutto sommato sono sempre dei gran fighi, mentre adesso sembrano più nel dark fantasy, nel grim, persone reali, con i loro cavoli di problemi, e nonostante quello si trovano ad affrontare anche altre cose ancora più problematiche. È interessante, interessante perché, per chi non sapesse, io con Cristiano ho già parlato qualche mese fa, a marzo addirittura, credo, del Re dei Bastardi, che è la prima uscita, se non mi ricordo male, proprio di Badlands. Sì. E anche lì c'è un protagonista molto duro che ha anche un parlare scurrile, se non ricordo male. È proprio, diciamo, una persona rozza. E effettivamente capita molto spesso, no? Che nella vita si incontrano personaggi che magari sono positivi, però poi a guardarli, la classica persona, uno dice: non gli darei 2 lire in mano, o comunque non mi fiderei mai. Poi scopri che è una persona di cui si può avere massima fiducia. Ok, mi fa piacere continuare questa chiacchierata. Continuiamo un attimo a parlare di Badlands, poi, come ci siamo detti, andiamo un attimo a vedere i vari generi e riprendiamo un po' questa chiacchierata sulle differenze fantasy. La collana Badlands, adesso faccio vedere l'immagine, spero di non fare errori, no, ma non dovevo essere io grande, dovevamo essere noi piccoli. Badlands è la collana di lettere elettriche dove c'è all'interno il Grimdark. Vediamo Cuore di Ossidiana in prima battuta e subito dopo vediamo un altro titolo, iniziamo a parlare di quello, vai Andrea. Sì, è la prossima uscita che appunto ci sarà intorno a metà luglio. Ed è un libro, primo di una trilogia, però costituita da romanzi sostanzialmente indipendenti, e spiegherò perché, di un autore originario di Washington, lui risiede attualmente in Oregon, si chiama appunto Sean Crow, e non è un caso che il suo cognome, appunto, che significa corvo, si possa collegare con la sua grandissima passione per il Medioevo e per i Medioevi più cupi. Che cos'è Terre senza Dio, Godless Lands in originale? È una storia che, come è stata definita da un grandissimo autore di fantasy contemporaneo, che è Anthony Ryan, l'autore dell'Ombra del Corvo, l'autore appunto dell'ultimo recente uscito Il Reietto per Fanucci, unisce alcuni elementi della narrativa di David Gemmell, l'autore della saga dei Draenei, per dirne soltanto una dei suoi oltre 30 libri, con The Walking Dead, perché si ambienta in un mondo secondario in cui è avvenuta più o meno di un mondo secondario che si può assimilare con un'Europa del 2 o del 300, grosso modo, anche forse prima, visto che si tratta di una, forse una struttura feudale, che viene completamente devastato, questa regione, questo mondo, da una pestilenza che si chiama The Blight, che noi abbiamo tradotto la piaga, che è sostanzialmente uguale a quella della peste bubonica del 1348, quindi uccide le persone in poco tempo, in poche ore, in pochi giorni, con escrescenze linfonodali. E quindi piaghe purulente, infezioni, eccetera, eccetera. Il libro si inizia 10 anni dopo la fine naturale di questa epidemia, quando ormai le città, che prima erano ovviamente come nel nostro Medioevo, a capo di contadi con cui c'era un rapporto commerciale, appunto la coltivazione delle terre, il centro direttivo che era appunto la città murata, che serviva anche da difesa nel caso di scaramucce tra piccoli regni confinanti, dicevo, queste città ormai sono sostanzialmente le città militarizzate, il blight, la piaga, ha colpito anche fauna e flora, quindi sostanzialmente
si vive di pochi raccolti, sperando di far vivere le coltivazioni una volta che si piantano appunto nella terra. E 10 anni appunto dopo la fine di questa epidemia, queste città-stato cominciano i sopravvissuti ovviamente, cominciano ad esplorare quelle che sono, le chiamano le terre senza Dio, cioè terre in cui ormai è avvizzito tutto quanto, non esistono più leggi, si comincia quindi a riappropriarsi, la popolazione si comincia a riappropriare di queste terre, sempre però temendo incontri con le altre città-stato, le spedizioni che vengono da queste altre città-stato, ancora governate magari da nobili locali o in un caso da una setta di cannibali che si sono dediti a un dio, sostanzialmente il dio famelico, che è un dio che li spinge a consumare, a uccidere e a consumare carne umana. Quindi vedete che ci sono dei temi molto simili a quelli di The Walking Dead, arricchiti poi da un elemento, possiamo dire, zombesco, cioè si scopre che alcuni sopravvissuti di questa, cioè che hanno contratto questa piaga e che però non sono morti, stranamente, sono stati mutati in esseri completamente privi di senno, ma non del tutto, che non sempre si cibano di carne umana. Fai bene a inquadrare uno dei protagonisti sulla copertina, il tipo emaciato che è di Tomas Jucek, un artista cecoslovacco di fama internazionale e secondo me dal talento straordinario, che tra l'altro appunto è stato questa stessa illustrazione che noi siamo riusciti a mantenere nell'edizione italiana grazie a Vittorio e a Cristiano, è stata l'ispirazione del romanzo, cioè siamo a un sovvertimento di quelle che sono normalmente le regole, no? Quindi la copertina viene basata, nel migliore dei casi, sappiamo bene che non sempre è così, su una lettura del romanzo, comunque sulla descrizione di alcune scene che vengono date all'artista, dall'editore o dallo stesso scrittore. In questo caso Sean Crow ha visto questa illustrazione sul portfolio che trovate online di Tomas Dušek e ha detto: io devo scrivere una storia su questa illustrazione. E è venuto fuori appunto Godless Lands. Tornando sono collegamenti, sì, mentali che io credo da scrittore, comunque da creativo, da persona che gli piace immaginare, mettiamola più generica così, capitano. Certo. Io tanto tempo fa c'ho un libro nel cassetto che è nato da una serie di illustrazioni di un ragazzo con il quale poi siamo diventati amici, che lui aveva fatto una serie di illustrazioni. Io in mente già, sai com'è, a volte c'hai un'idea che ti vaga nella testa ma non hai ancora trovato l'elemento che la collega. Quelle immagini divennero per me gli inizi dei capitoli e mi diedero proprio il ritmo della storia. Ed è un modo diverso di creare, però secondo me è molto interessante. Per esempio, lo so perché un artista che mi piace, Debussy, francese, suonatore, pianoforte, concertista, lui seguiva i club letterari parigini dell'Ottocento, perché lui trovava ispirazione per le sue sonate dalle chiacchierate letterarie che si facevano in questi bei salotti, e lì quelle poi le metteva in musica. Io credo molto nel fatto che non bisogna, come si dice, bisogna leggere molto, ma non bisogna nemmeno essere ossessionati dalla propria arte, cioè che un disegnatore vada da un'altra parte, un musicista vada da un'altra parte, uno scrittore si faccia influenzare dalla musica o dall'arte pittorica, perché secondo me è arte, se no non la chiameremmo arte come grosso contenitore. Quindi è bello anche trovare stimoli, e questa cosa qua che mi dici tu la trovo anche in tante altre persone con cui ho parlato, che a volte mi hanno detto: sai, io poi quell'idea di questo libro l'ho avuta perché sono andato a una mostra e quella cosa mi ha aperto la mente su un'idea che avevo, però ho trovato la chiave di lettura. Ed è una cosa molto bella, e sempre nell'ottica di dare consigli, il mio è: non limitatevi, ma non perché sia limitante alla lettura solamente, ma esplorate l'arte in generale, che sia anche è più arricchente appunto espandersi che non rimanere sempre sullo stesso tipo di arte, cioè mostre, andate alle mostre, ovviamente leggete di tutto, anche manualistica, non per forza solo libri che siano di narrativa, e sicuramente poi le idee, come in questo caso, possono venire da ogni dove. Mi dicevi tu che anche questa collana uscente
in realtà è una di quattro, se non leggo bene, ma quattro, allora, no, questo è il allora, quarto volume di Badlands. Ci tengo a dire che purtroppo per un errore, per esempio su Amazon, risulta, per esempio, Terre senza Dio, libro 4 di 4. No, purtroppo c'è stata una confusione, cioè Terre senza Dio è il quarto volume della collana, ok? Ma la collana finora... collana Badlands è il quarto titolo. Esatto, il quarto titolo della collana Badlands, ma è il primo di questa trilogia, sempre acquisiti tutti i diritti. Dicevo prima, non l'ho spiegato, quindi ne approfitto adesso. Si tratta in questo caso di una trilogia autoconclusiva, nel senso che i singoli libri sono autoconclusivi, perché voi immaginate che il secondo volume di questa trilogia, che appunto si intitola The Wrath of the Hungry God, che è già uscito in lingua originale, è ambientato decenni dopo questo primo. Quindi diciamo che la vicenda di questo primo libro si chiude, a differenza di Cuore di Ossidiana, che comunque, piccolo spoiler, scusami Paul, anche se non l'hai finito, diciamo che lascia con un certo cliffhanger, come si dice nel linguaggio cinematografico e televisivo, ma state tranquilli che il secondo arriva presto. Questo invece ha una storia che finisce. Poi ovviamente il secondo libro è ambientato nello stesso mondo narrativo, però decenni dopo, quindi dopo che la vicenda del primo libro si è ampiamente conclusa. È anche una cosa bella, cioè nel senso che una casa editrice abbia linee narrative differenti, se no sarebbe secondo me svilente se poi ogni libro c'è questo cliffhanger e tu devi sempre aspettare. Certo. Invece questo ha un modo diverso di raccontare, però comunque mi fai notare una cosa comunque dal punto di vista della casa editrice molto interessante, ovvero che spinge tanto, cioè Lettere Elettriche, piccola realtà, non me ne vogliano, siete grandissimi da determinati punti di vista, ci mancherebbe. Però comunque investe negli anni, perché comunque questa sono tre, diciamo Terre di Ossidiana sono quattro, ma l'autore ha pubblicato anche di più, quindi volendo ci sarebbe anche altro, quindi comunque in una progettualità a lungo termine, medio termine dovremmo dire, ma per una piccola realtà già 3-4 anni si può considerare un lungo termine. Quindi insomma una casa editrice che investe un bel po' sul suo futuro. Sì, assolutamente, ma poi Lettere Elettriche esiste già da diversi anni, ha iniziato questo progetto Badlands su iniziativa, appunto su proposta di Cristiano Saccoccia e di Thomas Baudone, che poi ha dovuto farsi da parte per motivi personali, però è un progetto nuovo di una casa editrice già preesistente e che già coraggiosamente, ricordiamoci che è stata la prima a portare il romanzo di Zorro in italiano, tra l'altro in ebook tradotto appositamente, quindi è una casa editrice che ha inizialmente, come dice lo stesso nome, è partita con l'idea di proporre soprattutto libri appunto in formato elettronico, ma come potete vedere chi ha comprato, acquistato per esempio le stesse copie dei Badlands che sono usciti finora, dei tre libri della collana Badlands che sono usciti finora, si è reso conto di quanto la qualità anche della stampa e anche la cura che cerchiamo di metterci, ovviamente gli errori li facciamo tutti, però comunque la cura e la bellezza anche dell'oggetto libro si vedono e molte persone che l'hanno acquistati ce lo dicono appunto. E quindi niente. Scusami se ti interrompo, per chi potesse essere interessato comprando direttamente dal sito, io lo dico sempre a fine puntata, ma a questo punto lo dico adesso, comprate direttamente dai siti, a meno che non avete particolari vantaggi da Amazon, nulla togliere ad Amazon, però se comprate dal sito è sempre meglio, perché aiutate l'editoria italiana e chi crede ancora in questo mercato, che per quanto i dati ogni tanto dicono che stia migliorando, però comunque sono dati risicati, mettiamola così. Nel caso di Lettere Elettriche potete fare anche l'acquistone, dove prendete più libri a un prezzo vantaggioso, credo 48,90 tutti e tre, e comunque sì. Come fanno anche altre case editrici piccole, hanno una cura maggiore, perché magari ci arriva il gadget vicino, magari c'è qualcosa in più vicino, quindi quando potete, Lettere Elettriche ovviamente stiamo parlando di loro, o comunque altra editoria piccola o media, bisogna sempre cercare di prediligere gli acquisti online, oppure nella peggiore delle ipotesi andate nelle librerie, lo ordinate e non pagate il fastidio delle spese.
Dunque, ti posso correggere un attimo, Ball, anzi lo devo fare perché appunto in realtà i libri in formato cartaceo di Lettere Elettriche si possono acquistare solo sul sito. Okay. Adesso mi diceva appunto l'editore Vittorio Cirino che sta prendendo accordi con alcune librerie indipendenti, magari a livello regionale, per proporre anche delle scelte in alcune librerie selezionate, alcune scelte di libri di Lettere Elettriche. Però per ora soltanto il libro fisico si può comprare solo e soltanto sul sito. Ah, beh, è una scelta che, guarda, approvo. Io ripeto, non ho nulla contro Amazon, per l'amor di Dio, non è che voglio fare una crociata né mi paro, diciamo, il sedere perché sono grossi, ma semplicemente perché comunque reputo che c'è una forma in generale nel commercio di lassismo per il quale lo butto lì, tanto prima o poi qualcuno lo compra, mentre invece una casa editrice che fa una scelta del genere io l'apprezzo molto, perché addirittura lo rende non reperibile, che è una sorta di autogol, diciamoci la verità, per certi versi, perché comunque è inevitabile che Amazon ti dà una visibilità incredibile. Però è una scelta che io approvo, infatti mi piace molto questa, non la sapevo e mi piace molto questa cosa. Quindi, a prescindere di tutto, precisiamolo, se volete i libri cartacei, li prendete dalla casa editrice, quindi ovviamente dal sito, e credo che siano anche disponibili in libreria perché ci sia una distribuzione dietro, o proprio la distribuzione, quindi diciamo la richiesta in libreria al momento di Lettere Elettriche non è possibile. Guarda, io credo che non ci sia una distribuzione in libreria, Okay. quindi soltanto tramite il sito. Tra l'altro, Terre senza Dio, fino al 18-17 luglio, scusate non mi ricordo esattamente il giorno, ma lo trovate sul sito, adesso lo è in prevendita con uno sconto, sia okay. ovviamente uno sconto che si applica sia alla versione ebook, sia alla versione, appunto vedete in offerta, lì il banner fino al 20 luglio. Copertina. Tutta la giornata del 20 luglio. Ho sbagliato. Vabbè. Ok, c'è una prevendita. Tu mi sei... Sì, è in prevendita. Sì, perfetto. Sì. Ok, no, è una notizia che mi era sfuggita questa cosa. Devo dire la verità, non ho controllato su Amazon. Di solito sono link che metto all'ultimo. Su Amazon si possono acquistare gli ebook tranquillamente. Sì. Okay. Ma non la versione fisica di libro. Per adesso, poi magari le cose cambieranno. Ah sì, certo. No, comunque è una scelta che io condivido, approvo, secondo me è anche un buon modo per differenziarsi, perché sennò poi si finisce nel calderone che poi alla fine uno pensa di ottenere di più, stare nella mischia, ma secondo me si ottiene sempre di meno che nello stare nella mischia. Senti, allora, questa collana Badlands... l'abbiamo un po' capita, è principalmente Grimdark e ci sono tutti i libri, per chi potesse essere interessato, di un certo come dire, spessore, nel senso che vanno a parare comunque in dinamiche a volte grottesche, come può essere un po' da quello che mi ricordo Il Re dei Bastardi, o un po' più diverse per quanto riguarda Terre senza Dio, e quindi diciamo zombie o comunque non morti o queste cose qui. Mentre invece, tornando a Cuore di Ossidiana, perché poi alla fine è il motivo per il quale ci vede oggi in chiacchierata, c'è una cosa che mi pare non è stata detta, dobbiamo assolutamente dirla per far capire il tipo di romanzo. Il protagonista, che rinasce in qualche modo, torna in vita dopo un tot di tempo, lui, come dicevi tu, ha un sentore di una vita passata, ma non ricorda un cavolo, però poi piano piano inizia ad avere i ricordi, perché lui cosa fa? Questo famigerato cuore di ossidiana, ci sono delle parti di ossidiana in dei personaggi, poi dimmi tu quello che vuoi dire, e lui letteralmente li ammazzerà per poter assorbire questa ossidiana, perché più ne assorbe e più ricorda. Sì, allora lui a un certo punto, nella totale mancanza dei suoi ricordi, capisce che c'è, a un certo punto lui si risveglia in una terra completamente selvaggia e desolata, e quindi deve sopravvivere. A un certo punto sente di l'avvicinarsi di un essere umano e capisce che quell'essere che si sta avvicinando, che è identico a lui, ha nel suo cuore, dentro di sé quindi, un pezzo di ossidiana nel suo cuore che contiene alcuni dei suoi ricordi, e per istinto lui sa che deve ucciderlo
estrarre questo pezzo di ossidiano dal cuore, appunto, del suo nemico, che poi è il suo sosia, e assorbirlo attraverso il suo corpo e quindi riottenere un pezzetto dei suoi ricordi. E questa è una cosa che è l'unica cosa che sa. Ma ci tengo a dire che Fletcher, ben presto nel corso della narrazione, ci fa capire in realtà chi è questo Crane. Cioè, lui non è così ingenuo, è arrivato anche a un certo numero di libri e anche a un certo successo, non è così ingenuo da giocare tutto sull'identità di questo personaggio e voce narrante. Lui gioca sui dilemmi morali di questo personaggio e voce narrante quando si rende conto chi è stato, che è la cosa più giusta, secondo me, se vuoi sorprendere un pochettino il lettore, perché chiamiamoci Paul, anche tu sei un lettore, quanti romanzi che iniziano con l'amnesia del protagonista hai letto in vita tua? Penso un bel numero, no? Sì, sicuramente qualche decina, non saprei quantizzarli, comunque sì. E quindi non diciamo che lui non cade in questo tranello del ripetere uno schema, fino alla fine del romanzo io non capisco, io lettore ho degli indizi ma non capisco chi è in realtà Crane. No, si capisce abbastanza presto, è come lui decide di comportarsi, è lì che sta il cuore del romanzo. Sì, che poi, ovviamente, tra parentesi, potremmo dire che è un espediente l'amnesia, perché effettivamente, come dici tu, lui capisce molto rapidamente che deve fare, quindi per recuperare questa ossidiana, per recuperare la memoria, e capisce anche abbastanza rapidamente chi era e più o meno cosa gli è successo. Effettivamente poi lui inizierà a domandarsi: ma voglio essere ancora quello? Esatto. Forse una versione di me migliore o diversa può esistere? Poi ovviamente ci avrà tutto il suo excursus. Mi è venuto anche un po' in mente quando lui incontra Leila. Esatto. Allora, che c'è un po' quella missione, a me mi ha dato un po' l'idea di Conan, un po' di dover pochi uomini rozzi e bastardi che devono affrontare una cosa impossibile. Sai, quei film anche di Conan, proprio con Schwarzenegger, che erano quattro di loro che dovevano, allora, ascia e martello, fare ferro e fuoco. Michael R. Fletcher è una persona che si è formata, come ho scritto nella postfazione del romanzo, si è formata proprio sui giochi di ruolo. Questo romanzo, che è uscito qualche anno fa, non è uscito in lingua originale ovviamente, nasce da due racconti che lui scrisse, penso circa 15 anni prima, un dittico praticamente di racconti, una dilogia di racconti che poi sono stati pubblicati, come tu sai, nel mercato anglofono, nell'editoria anglofona ci sono queste riviste che fanno, che acquistano appunto racconti per lanciare nuovi autori, una cosa che a noi, per quanto riguarda almeno la letteratura, la narrativa fantastica, manca completamente, almeno in questo periodo storico. Qualcuno c'è, però diciamo non acquistano, se vuoi pubblicare. E questo è il problema, è che molti... Se vuoi mi scrivi un raccontino e sottolineo, esatto, un raccontino, e io non te lo pago. Per mancare di rispetto a loro, perché ci sono diverse realtà anche molto belle che fanno un lavoro qualitativo interessante, però è ovviamente tutta gratis, come si dice. Ma tu sai, Paul, tu sai che Robert Erwin Howard, Clark Ashton Smith, Fritz Leiber, che sono dei giganti in questo genere, si pagavano le bollette grazie ai racconti che vendevano. Lovecraft, ovviamente, mi sono scordato di nominarlo, mi scuseranno quelli che ci ascoltano. Quindi è chiaro che questa tradizione nell'editoria anglofona, appunto, è rimasta americana, inglese, più americana probabilmente. Quindi questo romanzo, questa trilogia di romanzi, e quindi Cuore d'Ossidiano è il primo, nasce proprio da questa grandissima passione che Fletcher ha sempre avuto e ha tuttora. Tant'è vero che lui recentemente ha scritto finalmente il sistema di regole per giocare di ruolo nel mondo della trilogia del Patto Ossidiano. Lui è un vulcano di idee, tra l'altro una persona di una squisitezza a livello umano e di una simpatia, è autoironico, è una persona intelligente, è una persona che sa mettersi in discussione, che si è messo parecchio in discussione, quindi che capisce il valore di quello che fa
e il valore soprattutto dei suoi lettori, perché lui è assolutamente disponibile con tutto e con tutti. Tra l'altro una moglie italiana, provincia di Latina, Fondi. Ma vivono qui, facciamo questo spoiler, o vivono no, lì? Vivono in un sobborgo di Toronto. Ah, perché okay. lei è italiana, ma ti racconto un piccolo, racconto a te, racconto a tutti certo. quelli che ci ascoltano, un piccolo aneddoto. A un certo punto Vittorio Cirino, l'editore appunto di Lettere Elettriche, ci ha raccontato che ha avuto un ordine qualche giorno fa di libri, di Cuore di Ossidiano ovviamente, tutti quanti dalla provincia di Fondi, diverse copie, e lui appunto le ha spedite regolarmente, eccetera, eccetera. Da chi erano state comprate queste copie? Erano state comprate dai parenti di Fletcher, quindi dai parenti della moglie di Fletcher, che erano tornati in Italia per fare le loro cose, per fare una visita, eccetera. Con l'occasione hanno comprato le copie del genero, del parente, insomma, della versione italiana ovviamente del libro, e se la sono riportata in Canada quando sono ripartita. È una bellissima cosa, devo dire la verità, è molto molto bella come cosa, è bella, molto carino. E, tornando a lui, tornando un po' al discorso che lui è indipendente, certo farlo in campo anglofono e quindi con un mercato molto più ampio rispetto a quello italiano ha un certo senso, un certo valore in più. Ti faccio una domanda a questo punto più personale che mi veniva già in mente e te la pongo adesso. Secondo te il self in Italia, senza voler diciamo parlarne male, perché non mi piace parlarne male, anche se io sono molto critico sul discorso del self, può avere un valore, o forse per chi prova la strada del self magari si dovrebbe dare un po' più di tempo, perché molti ci arrivano perché non arrivano all'editoria, si dovrebbero dare un po' più di tempo per cercare un editore? Nel contesto italiano te lo chiedo, ovviamente. Dipende tutto dalla capacità a livello professionale dell'autore. Mi spiego. Ovviamente ognuno sceglie la strada che preferisce, ci mancherebbe altro. Ma l'esempio che danno alcuni autori che in un mercato anglofono, come giustamente hai ricordato tu, è assoluta a cifre imparagonabili alle nostre, stiamo parlando di letteratura di genere, questi autori che ce l'hanno fatta, guarda caso, hanno puntato tutto innanzitutto su una certa capacità a livello non solo di talento ma anche a livello di ottimizzazione di quel talento, quindi editing, revisione del testo, hanno pagato anche dei professionisti che magari li aiutassero, beta reader eccetera eccetera, e poi hanno curato moltissimo l'aspetto estetico dei loro volumi. Le copertine di Fletcher mi ha detto nell'intervista che potrete leggere appunto sempre alla fine di Cuore di Ossidiano del romanzo, che lui adora completamente avere il totale controllo di quello che lui fa, dalla copertina al font, all'editing, al numero delle pagine. Lui ama, adesso che si è, come dire, ha lasciato perdere il sogno di pubblicare con un grande editore, adesso lui ama completamente quello che fa proprio per questo. Quindi, ritornando al discorso degli italiani, io conosco un mercato che è quello del self italiano, in cui ci sono moltissime opere scadenti, ma ci sono anche degli scrittori e delle opere assolutamente valide, presentate anche con una certa professionalità e con una certa cura. Quindi nella maniera assoluta io dico che il self, se fatto, ripeto, con professionalità, può essere assolutamente una... E anche, aggiungo, scusami, dimenticavo, è chiaro che con una concorrenza così spietata, che ce l'hanno gli scrittori che scrivono in lingua inglese, immagino in piccolo ce l'abbiamo anche noi, con una concorrenza così spietata, con così tanti autori che pubblicano in self, è ovvio che il veicolare quello che si fa, e quindi il marketing, detto in maniera barbara, diventa fondamentale. Ma che non sia sempre un... Io gestisco anche un blog che ho creato poco prima di iniziare la collaborazione con Lettere Elettriche.
Io mi ritrovo spesso a vedere autori indipendenti, self, chiamiamoli come volete, che per proporre i loro libri non fanno altro che parlare di sé. E quasi a imporre se stessi, che è una cosa sbagliata, perché un conto è fare una divulgazione professionale, frizzante, come per esempio fai tu, e quindi lì poi passa il messaggio che tu hai scritto un libro, e quindi a me lettore magari mi viene anche voglia di acquistare il tuo libro e di leggermelo, perché ti seguo. Quello è un conto, e quello secondo me funziona, ma non lo dico io, lo dice chi lo fa e che le studia queste cose. E invece un dire, ah, c'ho il libro a ogni piesso spinto, ah, c'ho il mio libro, lo vuoi recensire, volete leggere il mio libro, io, porta ben poco, se non a infastidire un lettore che già si trova tartassato da proposte a destra e a sinistra, Kindle. No, su questo io ti do piena ragione, tant'è vero che poi per quello che io nella vita di tutti i giorni ho un'agenzia di comunicazione e marketing, quindi per me la comunicazione e la promozione della comunicazione è la base del lavoro. Io già faccio per i miei gusti una comunicazione del mio libro, io la definisco scherzando passiva-aggressiva, perché sotto al mio nome ci ho messo che ho scritto un libro, nel banner esce che ho scritto un libro, là ci sta il libro, è già troppo per me. Però effettivamente mi rendo conto che comunque io ho un mercato piccolino, un pubblico piccolissimo, qualche spediente me lo devo giocare. Se io dovessi dare io un mio consiglio, direi pure non fate come faccio io, cioè fate meglio di me, cioè, nel senso, non lasciate tutti questi input visivi, fate anche meglio. Effettivamente io credo nel self, quello che tu dicevi, a me piace avere un estremo controllo, perché faccio tutto quello che faccio di mestiere, quindi una casa editrice mi viene e mi dice, ah no, noi facciamo così, io vado nel panico, perché in testa mia già mi sono fatto il mio business plan, ho fatto già la mia strategia di marketing, il mio product placement, il brand del prodotto, quindi ovviamente vado della mia immaginazione. Poi ovviamente essendo un lavoro mio ci penso anni, quindi avrò anni e anni di sofferenza da smaltire, e effettivamente quello che è successo a me è che comunque trovato la casa editrice, ok, bellissimo, però ho avuto molte difficoltà e mi rendo conto di essere stato anche un gran rompiscatole, per non dire qualcosa di peggio, perché effettivamente avevo tutto un mio mondo che poi si scontra con la casa editrice che ti dice, guarda, fino a un certo punto, però fermati, che alla fine devi fare quello che diciamo noi. Il self dà questo grossissimo vantaggio se fatto di qualità. Io pure credo nel self di qualità, però non credo nel self-made author, nel senso l'autore che fa tutto da sé. Alla fine ci vorrebbe un team, una squadra, come anche tu hai detto giustamente. Uno che ti fa l'editor, sì, ok, ce ne sono 3.000 sui social, però ce ne vuole uno serio e professionista. Copertine tale e quale, sì, ci sono tanti bravi, anche non intendo smanettoni nel senso negativo del termine, c'è gente brava, ne ho incontrati tanti su Facebook, che si propongono e a prezzi più che decenti fanno delle grafiche molto molto belle. Insomma, ci vuole un po' di lavoro, e anche io credo l'umiltà di dire che se non te lo fai tu devi trovarti uno che ti fa da social media manager, promotore sui social. E poi la parte difficilissima, che io mi rendo conto è complicatissima almeno qui in Italia, avere un rapporto con la stampa. Io ci ho provato per il mio libro, ma ti rimbalzano, perché praticamente dicono, e questo lo dico anche magari a chi ci segue e vuole fare self o sta facendo self, a me è stato detto, no guarda, se tu non sei seguito da un'agenzia stampa o ci scrive la tua casa editrice, non ti possiamo stare a sentire, perché se volessimo ascoltare tutti quelli che per quanto siano bravi e professionali nel proporsi si propongono, noi dovremmo fare 1 miliardo di articoli all'anno. Quindi proprio per tagliare loro dicono, se non vieni attraverso agenzia stampa o se non è la redazione stampa della tua CE, noi manco il trafiletto online di 3 parole ti mettiamo. E effettivamente quello è abbastanza difficile da ottenere come self. Vero è, non so lettere elettriche come si comporta, ma diciamo vero è che tante piccole realtà nemmeno lo fanno, quindi diciamo non è che per forza appoggiandoti a una casa editrice poi tutto questo per magia diventa fatto o facile. Però da self sei proprio tagliato fuori, quindi diciamo è un aspetto negativo almeno in Italia che volevo sottolineare, mi piace essere chiaro quando io faccio le chiacchierate, non dire
tutto rose e fiori o è tutto brutto. Però mi piace molto l'idea del self, e devo dirti la verità, io sto pensando intensamente al self per la versione inglese, ma sono terrorizzato a lanciarmi per il mio lavoro in questo mondo. Preferirei anche una microscopica casa editrice che pubblica nel suo paese, nella sua città, che è una piccola città, piuttosto che lanciarmi, perché effettivamente, come dici tu, è un mercato immenso, cioè sarebbe un lavoro apocalittico, anche se probabilmente potrebbe, sia economicamente, ma soprattutto economicamente, perché le soddisfazioni ci sono anche a pubblicare così come ho fatto io, però economicamente effettivamente un buon lavoro in lingua inglese potrebbe cambiarti la vita se prende un buon giro. C'è un autore italiano che ha iniziato, che di letteratura fantastica intendo, che è Francesco Di Mitri, ne avrei sentito parlare. Sì. Lui, da quello che mi ricordo, adesso pubblica, vive in Inghilterra o comunque vive in un paese anglofono e scrive direttamente libri in inglese. Ha anche una certa padronanza della lingua a questo punto. Io non ci riuscirei a fare l'inglese, anche perché già per scrivere in italiano, come sono io, ci metto 3-4 anni, perché non è che mi escono così di botto, più che altro sono molto autocritico, quindi dovrei avere una padronanza dell'inglese quasi perfetto per poi litigare con me stesso su quale versione è meglio di una frase o di un periodo. In quel caso io mi affiderei totalmente a un sant'uomo o una santa donna che si prende in carico le mie pazzie e le traduce. Però effettivamente sì, e per i self, sempre per tornando a parlare di self, valuterei molto nel momento che vi dovete lanciare, pensate proprio direttamente a lanciarvi in inglese, nel farlo bene, perché poi credo che le differenze di costi siano poche. Il traduttore potrebbe essere la vera botta, perché ho chiesto a un paio di persone serie, professioniste, quelle iscritte agli albi sia in Inghilterra che in America, mi hanno sparato cifre importanti, cioè loro giustamente dicono io devo un italiano devo tradurre. Ora se mi viene Mario Tozzi, se mi viene Umberto Eco è morto, se mi viene un altro personaggio o mi viene, cioè io quello è il mio tempo, quindi non ti posso fare un prezzo di favore, perché quel numero di libri all'anno io traduco e sono cifre blu quando vai da quelli 6 di 6 di 6. Quindi effettivamente il grosso del costo è lì. Poi comunque editor stranieri mi hanno fatto prezzi molto simili a quelli italiani, per le copertine stessa cosa. La traduzione sarebbe una bella botta, ecco, effettivamente quello sì. Senti, tornando invece, saltiamo di nuovo, noi già siamo un'oretta, però noi sforiamo, non ce ne frega. Saltando a quello che dicevi tu, ovvero a quello della tua, chiamiamola pagina, ma in realtà tu hai anche alcune pagine social, quindi adesso le faccio vedere, le storie e i mondi. Tu mi dicevi, hai aperto questo blog su WordPress qualche tempo prima della collaborazione con Lettere Elettriche. Sì. E qui anche tu, un po' come me, in modo diverso, ovviamente a modo tuo, fai delle recensioni di libri. Recensioni e saggi brevi, esatto, sì. Ok, vai, parlamene, io intanto mostro qualcosa. Allora, questa cosa. Io per circa 10 anni ho lavorato, in realtà lavorato nel senso ho collaborato, quindi a titolo assolutamente gratuito, con una realtà editoriale online che si chiama Fantasy Magazine, che esiste da circa 20 anni. Sono stato prima sotto Franco Clun, che era il direttore, poi sotto Emanuele Manco, e mi occupavo di tante cose. Ovviamente era una collaborazione non essendo un lavoro vero e proprio, era una collaborazione in cui scrivevo quando potevo. Ho seguito diversi... Io ho tanti interessi, quindi ho seguito i cinecomics, soprattutto quelli della DC. Ho fatto da supervisore, ovviamente su nomina di Emanuele Manco, dell'area di recensione videogiochi, ho recensito videogiochi, ho fatto approfondimenti. Per esempio, me ne ricordo io l'ultima che ho fatto, un'analisi storico-militare della battaglia finale delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, della serie TV di Game of Thrones. Quindi questa cosa è durata circa una decina d'anni, poi ho deciso di smettere, e a questo punto, a distanza di anni, un po' tramite l'amicizia che è nata online con Cristiano, appunto Saccoccia, il curatore di Badlands, e frequentando alcuni gruppi ho detto, ma quasi quasi io mi apro un blog mio.
sapendo che ce ne sono già tantissimi. E devo dire che adesso purtroppo negli ultimi tempi l'ho un po' messo da parte il vlog, perché con Lettere Elettriche la collaborazione sta diventando più intensa e quindi ho tante cose da fare. Infatti mi sono scusato anche con chi mi segue, però tramite le storie cerco sempre, diciamo, di rimanere un po' sul pezzo, almeno sulle nuove uscite. E però devo dire che, a parte che ho conosciuto delle persone fantastiche, scambio magari messaggi privati, opinioni sui libri tramite commenti, una bella comunità, cioè, mi sembra una bella realtà quella dei blog. Principalmente il mio blog sta su Instagram come numero, appunto, di follower, anche se non è che mi interessi più di tanto, insomma. Però è cresciuto abbastanza bene. Vittorio Cirino, appunto l'editore di Lettere Elettriche, mi ha dato la possibilità anche di riproporre sul blog un paio di saggi che sono usciti in appendice su uno dei romanzi di Badlands, e quindi mi sto divertendo, diciamo. Sì, no, è una bella realtà. Quello che dicevi tu è un po' quello che è capitato a me. Io sono partito sui social un po' per trovare una... Io sono antisocial, pur lavorando nel marketing e nella comunicazione, lo faccio per gli altri, ma non ho mai avuto dei social TV miei, diciamo quelli personali ideali. Instagram nemmeno ce l'ho, c'ho giusto Facebook perché l'ho aperto, vivevo all'estero e tutti parlavano di sto Facebook nel 2007, me lo sono aperto anch'io, ma c'erano solo stranieri. Poi lo uso pochissimo il personale. Però ovviamente quando nel momento in cui ho detto ok, mi lancio in questa cosa, pubblico il libro, ho dovuto iniziare a usare i canali social che avevo aperto ma tenevo praticamente abbandonati da anni. E la cosa più bella, i numeri crescono poco perché ovviamente, almeno parlo per me, non sono una bella figliola, quindi non mi arrivano i like e le iscrizioni come se non ci fosse un domani, è molto difficile questo. Poi l'argomento è ostico perché io parlo di fantasy e fantascienza, vorrei parlare anche di altre cose, lo dico sempre, ma mi piacerebbe parlare di scienza, di mistero, di ambiente, ma non trovo mai il tempo di fare gli altri post. Quando riesco a fare una diretta una volta a settimana è già tanto, quando faccio 4 dirette in un mese mi sembra di aver fatto, non lo so, chissà che, nel senso di riuscire a mettere in fila 4 dirette. Però la cosa più bella sono i rapporti umani, perché effettivamente pure io ho avuto il piacere di parlare con tante persone, con te, con Cristiano, ma anche con altre case editrici, altri autori, altre realtà, ed è stato molto bello, ed è molto bello perché credo che sia il modo alla fine di creare una comunità, perché i social sono un grosso tamburo che fa rumore, quindi ci trovi di tutto e ovviamente le cose più seguite sono le cose di massa, però quando già inizi tu a essere in qualche modo una nicchia, quando ti iniziano anche un po' a riconoscere, iniziano a stare intorno a te persone che si riconoscono, quindi diventa carino perché poi una selezione nel mucchio, ma non perché uno faccia selezione perché gli altri poi andate via, no, assolutamente, però è effettivamente naturale. Se mi piace parlare di fantasy, fantascienza e ambiente, sicuramente quello che gli piace è la tecnologia e le moto e le ragazze che fanno i balletti TikTok, sicuramente non si iscrive al mio canale. E infatti potete tranquillamente vedere dagli iscritti. Però per dire, comunque è una bella selezione perché si è in pochi, però effettivamente, non voglio dire di qualità, però di valore, nel senso persone interessate. Quindi è una bella cosa, è una bella cosa che mi faceva piacere parlare anche del tuo spazio, perché effettivamente, anzi la rifacciamo rivedere la pagina, perché effettivamente io ti ringrazio non ce ne sono mai abbastanza, sono sempre poche quelle delle nicchie. E poi non mi piacciono, come giustamente dicevi anche tu prima, anche quei profili che ti vogliono per forza vendere il prodotto, la cosa. Invece sono belli questi divulgativi. Io non vendo nulla. No, nel senso, sai, quelli che fanno il corso di questo, il corso di quello, ti insegna, certo, a fare questo. No, volevo dire, Paul, che sicuramente ho recensito anche dei romanzi di Badlands, ma li ho recensiti non perché ci avessi lavorato. Infatti, nell'unico, prima di Cuore di Ossidiana, ho scritto un saggio breve per Manto del Vespro, che è questo che è inquadrato adesso, un saggio breve che poi ho riproposto anche qui sul mio blog. Ho recensito Manto del Vespro, che è un libro che a me è piaciuto, ma non perché dovessi venderlo. È ovvio però che quando c'è una nuova uscita di Lettere Elettriche, io, tramite le storie in cui magari dico esce il nuovo libro Mondadori, esce il nuovo libro Fanucci, dico anche esce il nuovo libro di Lettere Elettriche, ci ho collaborato anch'io,
però ci sta, comprate, c'è un'esperienza, lo comprate in sconto diretta. Certo, certo. Anzi, è un valore aggiunto, aggiungo io, perché comunque c'è un giudizio, chiamiamolo così, ancora più ragionato rispetto a tanti altri, perché vivendo la casa editrice, vivendo tante altre cose da non esterno, da interno, ovviamente c'è un vantaggio in più, un valore aggiunto, che poi io credo sia sempre solo l'unico motivo per il quale valga la pena seguire una persona. Cioè, io credo che in futuro farò dei video informativi, non formativi, non mi piace il discorso, non voglio insegnare niente a nessuno, però io spero che la cosa che possa essere interessante è il mio punto di vista. Scusa, cioè, Pollo come pensa che si debba scrivere? È un cretino, è bravo, è stupido, però comunque il mio punto di vista, e spero che questa cosa possa piacere, come spero che tanti altri, il tuo canale, a tanti altri canali, siano percepiti interessanti, perché il punto di vista a essere interessante, altrimenti finiremmo a fare tutti i video reel con la musichetta in tendenza, a fare tipo le signorine quelle del ring di box col libro in mano, tin, 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 cioè che bravissime, alcune mi fanno le recensioni anche a me, lo sto mandando in giro il libro, quindi grazie a tutte quelle che lo leggono, però effettivamente tante, soprattutto su TikTok, sono copia copiarella, non so che valore aggiunto possa avere. Tornando invece a Lettere Elettriche, tu prima accennavi sia della tua, adesso la facciamo vedere subito, dovrebbe essere questa qui, eccola qua, della tua incursione nell'ultimo nonché prossimo numero di Lost Tale. Ti chiedo di parlare, sì, sia della tua incursione e della rivista. La rivista è nata qualche anno fa, ora non ti so dire esattamente quando, ma comunque è un progetto al quale Vittorio Cirino tiene molto. È una esistono varie Lost Tales, eh? Non esiste solo Lost Tales Sword and Sorcery, questa che sta inquadrando è Lost Tales Sword and Sorcery, ma esiste anche un Lost Tales dedicato alla fantascienza, e una dedicata all'horror e una dedicata anche, se non ricordo male, all'Arkoid. Lost Tales e Andromeda. Andromeda quale sarebbe? Esatto, Andromeda è quella di fantascienza, esatto. Ok. Quindi diciamo è una rivista che si differenzia in base ai generi, che è una cosa che io trovo bellissima. Questo è il numero uno, per esempio, appunto, quello che hai inquadrato tu. Ed è una rivista che si occupa di saggistica breve, ovviamente, saggistica breve e narrativa breve, e che ospita nelle sue pagine. Ovviamente si tratta di autori, ecco, mentre Badlands è nata con l'idea, come collana di narrativa, è nata con l'idea di proporre in Italia autori che case editrici più grandi snobbano, autori appunto anche self, come nel caso di Fletcher, ma ben conosciuti all'estero, Lost Tales, almeno negli ultimi numeri, ma credo che sia sempre stata questa la tendenza, ospita racconti di autori italiani, che ovviamente siano, come dire, a tema col discorso Sword and Sorcery, quindi il discorso appunto di Weird Tales, il discorso del pulp, delle origini e del fantasy pre-tolkieniano di Howard, di Astor Smith, eccetera, eccetera. La mia incursione è stata questa. Un giorno mi chiama Vittorio Cirino e mi dice: senti, lo vuoi fare un articolo per Lost Tales Sword and Sorcery? E io faccio: ma io lo Sword and Sorcery un po' lo conosco, ma non è che sono un grande esperto di Sword and Sorcery, che saggio devo fare io? Lui mi ha detto: vabbè, ma pensaci, poi mi fai sapere. Io mi sono messo lì a pensare e non avevo articoli da riciclare, lo dico proprio, gliel'ho anche detto a Vittorio. A quel punto ho fatto: senti Vittorio, ma se io facessi un tentativo di raffronto tra Sword and Sorcery e Grimdark, va benissimo. Ora, ci tengo a dire, io non mi sono inventato nulla, esiste già chi, negli Stati Uniti in particolare, ha fatto un raffronto fra questi due sottogeneri del fantasy, che sono anche distanti molto tra loro a livello di storico-culturale, perché lo Sword and Sorcery nasce gli anni 20, gli anni 30 del Novecento, ovviamente. Come dicevamo prima, il Grimdark Fantasy grosso modo si può considerare fine anni 90, ma esistono anche dei prodromi che si possono per esempio individuare nell'opera di Glenn Cook della Compagnia Nera, che finalmente Mondadori qualche anno fa ha portato in Italia dopo 40 anni di assenza proprio di totale dimenticanza da parte della nostra editoria.
opera che risale all'84. Comunque, tornando a noi, riprendendo un po' alcuni dibattiti che sono stati fatti anche all'estero, appunto in America, su riviste, introduzioni a opere antologiche, eccetera, eccetera, ho ricostruito un po' quella che è stata la storia di questo confronto tra questi due generi, che secondo alcuni ha molte cose in comune, secondo me non troppe, e ho sviluppato un mio discorso sulla base di queste discussioni già fatte, sostanzialmente ho basato un mio discorso e mi sono spinto talmente oltre, pensa un po', da ospitare nel mio saggio breve una secondo me un raffronto tra brani originali di due autori che sono uno la rappresentazione massima, proprio la vetta dello Sword and Sorcery, appunto Robert E. Howard, Conan, una descrizione di Conan che fa lui, e dall'altra parte subito dopo ha messo una descrizione del barbaro molto diverso da Conan, che è uno dei protagonisti della trilogia della prima legge di Abercrombie. Senti, scusami, perché, io adesso devo fare una bacchettata a Lettere Elettriche, gliela facciamo online, perché io prima stavo impazzendo perché non riuscivo a trovare la pagina, adesso te la mostro, questa qui. Beh, questa qui che tu mi avevi detto, il prossimo è numero, perché effettivamente dal menu non esce, e io stavo impazzendo, si ferma al 4. Ah. E diglielo, perché io sono poi andato sulla tua pagina, perché mi ricordavo che da qualche parte l'avevi postato, e cliccando sul link effettivamente esce. È vero, l'ultimo. Hai ragione. Altrimenti se vai a vedere su Sword and Sorcery si ferma al 4, quindi dovete aggiornare il menu. Mando un messaggio a Vittorio subito dopo la diretta. Ok, comunque per chi fosse interessato a questo numero, vi ricordo, ve lo mostro. A breve risolveranno tutto. C'è anche un saggio comunque, di Cristiano. C'è il link che potete trovare direttamente sulle Storie e Mondi, la pagina Facebook. Poi comunque vi metterò anche il link diretto e lo trovate già caricato e si può preacquistare. Vai, continua, scusami. No, figurati. Anzi, grazie che hai rilevato il problema. E quindi niente, ho fatto anche all'interno di questo saggio breve, poche pagine, mi è venuto in mente anche di fare questo raffronto, quindi prendere il brano in cui Howard descrive Conan nella sua fierezza, nella sua, come dire, aura primeva, selvaggia, fiera, e dall'altra parte invece questo barbaro, che è uno dei protagonisti della trilogia della prima legge di Abercrombie, che è considerato, come dire, l'opera che inizia il Grimdark vero e proprio, secondo molti, sto soltanto riferendo quello che si dice, io sono sostanzialmente d'accordo per quanto mi riguarda, e per mettere proprio a raffronto come è cambiato e come si, attraverso le due sensibilità dei due autori differenti, la figura del barbaro è così diversa. Il barbaro di Abercrombie non è quello possente con lo sguardo imperioso che descrive Howard, che appunto è Conan, ma è un barbaro, è Logan Nove Dita, un personaggio secondo me meraviglioso e anche secondo tanti lettori che amano Abercrombie, è un personaggio segnato dalla vita, dai rimorsi, dai rimpianti, da una vita violentissima che ha inflitto, ma che ha subito. E questo ti dà anche la percezione del fantasy tradizionale, chiamiamolo così, con questa piccola rivoluzione del Grimdark, quindi del ribaltare determinati stilemi che erano ormai solidificati, cristallizzati. Allora, ti vorrei fare una domanda, ma non te la faccio, perché secondo me magari lo dice all'interno dell'articolo, cioè se secondo te Conan è Grimdark, ma se l'hai detto nell'articolo, diciamo, lasciamo questa domanda a latere, e se volete scoprirlo c'è l'ultimo numero di Lost Tales. Quindi non te la faccio questa domanda, però ti va volevo chiedere... Scusa? Va bene, non rispondo. ti volevo chiedere, visto che abbiamo affrontato, diciamo, varie tematiche di questo dark fantasy, grim dark, epic fantasy e come vogliamo dirlo, tutte queste sfumature, ecco, mettiamolo così. Tu mi parlavi che hai fatto anche un saggio sul military fantasy e volevo saperne prima di tutto qualcosa in più, e poi soprattutto secondo te dove si va a inquadrare, cioè è un fantasy proprio a sé stante o, come spesso capita, è un fantasy che poi ha degli aspetti military?
cioè nel senso non è per forza una storia di guerra militare. Questa è una bella, è una domanda da $1 milioni. Allora, anche in questo caso, secondo me, i confini non sono assolutamente definiti, cioè anche come anche per il Grimdark. Ma probabilmente per alcuni non esiste neanche un military fantasy, perché il military fantasy che cos'è? Un fantasy militare. Ok, va bene, quindi magari esiste anche una military sci-fi, una fantascienza militare, no? Prendiamo per esempio Starship Trooper, è sicuramente una military, esattamente, sci-fi. Esattamente, anche se Starship Trooper ti fa vedere più la guerra di fanteria nel film. Se leggi il romanzo la questione è un po' diversa. L'ho letto tanto tempo fa, lo sai, non me lo ricordo. Perfetto, perfetto. E loro hanno a differenza del film di Verhoeven, se non mi ricordo male, sì. Loro hanno queste, nel romanzo che ho letto tanti anni fa, quindi magari dirò una bestemmia, una bestialità, scusatemi se lo faccio, ma loro hanno degli esoscheletri che sostanzialmente sono un po', perdonatemi, raffronto un po' Iron Man. Nel senso che questi veramente hanno anche le cariche nucleari dentro a queste un po' anche Warhammer 40K. Sì. Comunque, dicevo, quella è guerra da fanteria, quella che si vede nel film di Verhoeven basato su Starship Troopers di Heinlein. Magari per la fantascienza militare normalmente si pensa agli scontri navali tra flotte di astronavi. Comunque sia, mi sono chiesto, allora Cristiano mi ha chiamato un giorno e mi ha detto, sempre per telefono succedono queste cose in effetti, senti, deve uscire Manto del Vespro, che è il secondo volume di Badlands, la seconda uscita di Badlands, ci dai una mano per la revisione? Benissimo, senti, ma vuoi anche scrivere un saggio? Sì, fammi una cosa sul military fantasy. Anche io, però, devo dire che ho avuto un piccolo vantaggio, e cioè, nella totale fumosità di quello che può essere il military fantasy, per military fantasy, appena un lettore che conosce il fantasy pensa al military fantasy, pensa alla opera che ho appena citato poco fa, che è quella di Glenn Cook, La Compagnia Nera, una saga fondamentale nella storia del fantasy, che per fortuna, dopo 37 anni, è arrivata in Italia grazie a Mondadori, e grazie anche a una bellissima traduzione di Stefano Cresti. Ora, non esiste quindi non esistono dei confini per cui dici quello è military fantasy, ma io all'università, siccome sono appassionato anche di storia militare, ho fatto degli studi specifici, anche una tesi, di storia militare, e quindi ho cominciato ad applicare in questo saggio, che doveva essere breve e che doveva essere ovviamente divulgativo, anche se ho cercato di dargli un po' un'aura un po' più, diciamo, professionale, un po' più accademica, ho cercato quindi una via di mezzo tra la divulgazione e la serietà dovuta alle note, alle citazioni. Ho utilizzato quello che avevo scoperto, che avevo studiato, della storia, degli studi sulla guerra, a quelli che potevano essere le caratteristiche di un fantasy militare, qualora noi ne volessimo definire uno. E quindi è uscito fuori questo piccolo saggio, molto breve, che mi ha detto chi l'ha letto, era molto fruibile, molto piacevole alla lettura, quindi non ho scritto niente di incomprensibile, per fortuna, ed è stato pubblicato in appendice a Manto del Vespro, che è quel libro lì. Sì, poi sì, Vittorio mi ha concesso di poterlo pubblicare sul blog, scusami. No, figurati, no, stavo facendo vedere così magari qualcuno trova anche altri riferimenti, con illustrazioni, aggiungo, sempre molto belle e molto curate, quindi sono un grande appassionato. Non fatte da AI, per quanto lei comunque fanno le però, cose. Però li cito sempre, quando metto ovviamente delle immagini sul blog, è ovvio che cito gli autori che conosco, li taggo anche, e a volte loro mi ringraziano. Sì, no, è vero. Io infatti devo ancora correggere un errore che ho fatto, perché mi sono scordato di mettere un tag. Ho detto che lo mettevo e in realtà mi sono ancora dimenticato, me lo sono ricordato grazie a te. Dopo risolvo. comunque molto interessante questa cosa. Mentre parlavamo mi veniva in mente anche Ender Game, che comunque alla fine è sempre un military sci-fi di guerra più recente, forse rispetto ad altri, quindi qualcuno se lo potrebbe ricordare. Sì, assolutamente.
No, è vero, perché forse military nel fantasy c'è poco di espressamente military. In realtà ce n'è tanto, Paul. Sì. Cioè, se tu pensi al Signore degli Anelli, il Signore degli Anelli è una cerca, quindi una storia di una missione sostanzialmente, che però viene a svolgersi mentre è in atto una guerra. Sì. La guerra dell'anello. Nell'epic fantasy, questo scusami se ti ho interrotto. No, vai. Nell'epic fantasy, è quello che dico proprio io all'inizio di questo mio breve saggio, l'epic fantasy è guerra, così come la storia dell'uomo è guerra, così come il mito, la leggenda è sempre guerra. Ricordiamoci, ora non voglio dire le frasi fatte, però l'Iliade, il primo testo della letteratura occidentale, è una storia di guerra, solo guerra. Certo. Sì, e sì, come sì. Diceva Cardini, che è grandissimo storico, come dice Cardini, grandissimo storico, noi se togliamo la guerra dalla storia, noi non parliamo più di storia. Effettivamente sì, abbiamo questo brutto vizio di farci la guerra in continuazione. E allora ripetiamolo ancora per chi fosse interessato, lo può trovare all'interno del Manto del Vespro, giusto? Che è un gran bel romanzo, secondo me, sì. Che è ovviamente a questo punto un libro che parla di guerra, perché ci mancherebbe, sì, se sì, fosse un libro sì, che parla di pace, avremmo fatto un autobus. Certo, e ti dico anche che ha una grande caratteristica, un'originalissima caratteristica questo libro, che è un romanzo breve di un autore di origini israeliane, che però che fra l'altro fa l'archeologo, che è un fantasy la cui ambientazione non è la classico medioevo europeo o simile medioevo europeo, ma ha più echi israelitici, età del ferro del vicino oriente, e molto vaghi, non vi aspettate ovviamente le dinastie, che ne so, delle popolazioni semitiche, eccetera, eccetera. No, assolutamente. Però il sapore è quello, ed è una, secondo me, una cosa molto fresca, nuova, anche sì, quasi toni biblici. Sì, perché affonda in radici un po' diverse che poi danno quel colore, se no poi alla fine leggiamo sempre le stesse cose. Se facciamo sempre una fantasy che ha un'origine più o meno nord europea, gira, raccontiamo sempre le stesse storie. Senti, un'ultima domanda su Lettere Elettriche. Ho notato che vanno proprio a cercare tantissime cose peculiari, per lo più all'estero. Tu che hai più conoscente della casa editrice, cercano anche in Italia o proprio hanno deciso che vogliono portare in Italia cose che piacciono all'estero? Allora, dico subito che Cristiano, praticamente, penso che non ci sia autore di lingua inglese che non abbia contattato. Avrebbe contattato anche Tolkien se fosse stato ancora vivo. Ovviamente una battuta. Sì. E tutto quanto si fa sempre a titolo informativo, per cercare di organizzare, eccetera, eccetera. Ma comunque la collana Badlands nasce, come dicevo prima, per cercare di portare in Italia autori stranieri di lingua inglese che, per un motivo o per un altro, le case editrici grandi, medie e le altre piccole, ovviamente, in Italia finora hanno snobbato. In Italia c'è una grossa tendenza verso lo young adult, verso anche, diciamo, un fantasy più orientato verso il romance, e c'è una bellissima programma di ristampe che fa Mondadori per quanto riguarda i classici romanzi della serie delle Fantacollana Nord, no? Che Mondadori sta ristampando in questi volumoni degli Oscar Draghi, tra l'altro curati da professionisti eccezionali come per esempio Massimo Scorzone. Quindi c'è quest'opera di, come dire, riportare in Italia dei classici che non si trovano più, in certi casi anche da 30 anni e più. Lettere Elettriche con Badlands vuole ispirarsi alla collana Nord, quella che appunto è stata la storica collana Nord degli anni 70, 80, 90 e primi 2000, ma allo stesso tempo, quindi diciamo un omaggio ovviamente. La Nord quando la leggevo io, perché adesso è la Nord, esatto, cioè la Nord, sì, da quando è stata acquisita
dal gruppo di cui, che appunto detiene ancora la proprietà della casa editrice, assolutamente sì. Poi ovviamente certi personaggi purtroppo non ci sono più, personaggi intellettuali che hanno portato il fantastico in Italia purtroppo non ci sono più, e quella spinta propulsiva è andata a esaurirsi, anche il pubblico è cambiato. Comunque Lettere Elettriche c'ha questa piccola ambizione, no? Vogliamo provare a rifare, con le dovute differenze di mezzi, di periodo anche, di differenze dei lettori, eccetera, eccetera, un po' quello che fece la Collana Nord, anche presentando libri con un apparato critico, ok, come faceva anche la Nord con gli editoriali, con le introduzioni, e lì c'era fior fiore di esperti veri, intellettuali veri del fantastico che scrivevano, appunto. Quindi autori stranieri. Non è escluso che un domani si possa cominciare a parlare anche di autori italiani, però da quello che so io e da quello che mi dicono Vittorio e Cristiano, che poi sono le menti della collana, per ora l'idea è appunto portare autori stranieri. Ok, no, te lo chiedevo perché sul sito loro c'è la pagina dove manoscritti comunque dicono: se volete mandateci il manoscritto. Ovviamente io sì, per le altre pubblicazioni, cioè anche per le altre pubblicazioni, per le altre, per i racconti, per lo States, certo. Premo sempre nel dire: cercate prima di conoscere la casa editrice, prima di iniziare a fare questo spamming dei vostri lavori, perché siano scritti bene o male, la prima regola è che siano in linea con la casa editrice. Poi possono essere scritti male, ma una bellissima idea, e l'editore in qualche modo vi adotta e sceglie di tirarci fuori il meglio. Però se vuoi scrivere qualcosa che è totalmente fuori dalle linee guida della casa editrice, può essere anche perfetto, ma non è che si mettono a aprire una nuova collana per voi. Quindi esatto. Se volete, c'è la possibilità di mandare a Lettere Elettriche i vostri scritti. Il mio consiglio è sempre: se siete arrivati fino a qui, avete visto la puntata, valutate se è in linea con quello che fate voi. E mi hai tirato la prossima domanda, che era quindi anche la possibilità di racconti per Lost Tale e le altre collane, quindi magari non certo, libri certo, ma chi potesse essere interessato nell'ottica di manoscritto, certo, anche dei racconti per le collane. Sì, dicevamo prima appunto delle riviste che acquistano racconti. Sì, riviste appunto che acquistano racconti, lo States lo fa, nel senso che acquista. Ok. sulla serietà, sulla serietà di Vittorio c'è assolutamente nulla. No, nel senso, quindi diciamo, forse c'è più una chance, una possibilità per racconti brevi, che però, ripeto sempre, siano incolonnati o incasellati in quelle che sono le varie pubblicazioni delle riviste, e comunque possono essere differenti, quindi c'è più possibilità. Sì, sì, sì. Quindi diciamo, facciamo un ricapitolo, perché già siamo un'ora e mezza e dobbiamo ancora fare le domande. Allora, partiamo con le pagine essenziali. La prima, ovviamente, vabbè, ce la tengo ancora aperta, invio manoscritti. Se volete contatti, andate sulla pagina di Lettere Elettriche, potete inviare, vi consigliamo, ecco, usiamo questo plurale, più che altro di rivolgervi alla rivista Lo States, e quindi Racconti Brevi, che Lettere Elettriche acquista, quindi su questo posso garantire che è una delle rare realtà che acquista, perché ne ho lette e conosciute diverse, e nella mia breve esperienza comunque il 99% di quello che finora ho visto è: se ti fa piacere manda, se ci piace lo pubblichiamo, certo, ecco. Quindi, mentre qui invece parliamo di soldi, quindi certo, anche questo significa: non mandate il primo racconto a casa, perché poi ve lo pagano, e se ve lo pagano deve essere qualcosa che abbia un valore, quindi valutate sempre quello che inviate. Lettere Elettriche la trovate online sul sito Lettere Elettriche, niente di più semplice. Erroneamente io pensavo che i libri di Lettere Elettriche fossero trovabili anche sui shop online, ma i cartacei li trovate solo sul sito, quindi se volete acquistare cartacei, perché come me siete dei fissati dell'odore della carta, i cartacei di Lettere Elettriche li trovate soltanto dal sito per ora, e sono anche belli, e sono anche molto belli. Sì, 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 devo dire la verità, le copertine, le grafiche, anche l'impaginazione interna mi piace molto, quindi sono di altissimo spessore. Mentre invece online è possibile trovare la versione ebook, Kindle, o quello che di Kobo, o quella che utilizzate voi. Quindi se siete amanti dell'online, un po' per risparmiare, un po' per comodità,
quelle li trovate online. Mentre invece il cartaceo, per ora, vi dovete solo rivolgere a Lettere Elettriche. Lettere Elettriche, ovviamente, ai suoi social, la pagina Facebook, la pagina Instagram, che potete tranquillamente seguire, se vi piace, se vi fa piacere, ci trovate tante informazioni. Mentre, tornando all'ospite di oggi, abbiamo altro da dire, perché Andrea, che ho perso, eccolo qua, Andrea c'ha una sua pagina Facebook che è, diciamo, una pagina personale. Certo. Una pagina personale alla quale si... La foto collega... non sono io, ma il grandissimo Cormac McCarthy che è scomparso qualche giorno fa. Non sei tu invecchiato con quei programmi che fanno gli invecchiamenti precoci? No. Ok, è la pagina personale, quindi se volete, se vi può far piacere, gli chiedete l'amicizia e lui valuta. Tra parentesi, hai amico Emilio, saluto Emilio Saturnini, uno dei primissimi per i quali ho fatto le mie dirette, anche lui ha pubblicato con la stessa casa editrice mia. Dopodiché ci sono le tue pagine social, quindi hai un sito dove parli di libri, che è Le Storie Mondi. Che c'ha i suoi profili social, sì, esatto. E c'ha i suoi profili social, che sono Facebook e anche Instagram. Vi faccio vedere sempre per farvi vedere, così li ricordiamo. Poi dopo trovate grazie tutti mille. I link online. Chiudo grazie un po' di pagine perché sto impazzendo. Sì. Cuore di Ossidiana è il libro principale per il quale noi ci siamo incontrati, ma diciamo più che altro era per fare una chiacchierata su questo bellissimo mondo grimdark, dark un po' particolare, fantasy un po' più sporco, come abbiamo parlato. Se vi state guardando la puntata adesso perché siete arrivati in ritardo, c'è un po' di gente che si è collegata all'ultimo minuto, visto che c'è della gente nuova, recuperatela, tra poco finiamo. Adesso passiamo alle domande, quindi andiamo a fare le mie domande, che sono principalmente un approfondimento di quello che può essere la conoscenza del, di solito dico l'autore, ma in questo caso l'ospite. A proposito, Andrea, quando un libro tuo? Tu no, un libro... No, non sei non amante da... con velleità? Da ragazzino scrivevo qualche racconto e qualche poesia, ma è rimasto lì. Ah. E non voglio che venga fuori. Ok, quindi non hai velleità, non ho velleità. Che prima o poi no. Usciranno. Mi piace leggere, esaminare, analizzare, parlare di quello che leggo, aiutare nell'editoria per quello che posso fare, scrivere di narrativa, ma per ora, non è che sono nato ieri, non ho nessuna velleità da scrittore. È strano, perché tutti quelli che aprono il blog a un certo punto dicono: ma sai che è? Scriviamo un libro. È vero, no, hai ragione. A volte anche è naturale, nel senso tu parti dalla passione di scribacchiare e poi magari ti rimane. Vabbè, dai, passiamo alle domande. Diciamo, questa era una domanda extra. 20 domande FDQ, frequenti ritardi. Questo è per conoscere un pochino meglio l'ospite. Le prime sono sempre le più difficili. Nome? Andrea Massacesi. Quale autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente o ti piacciono maggiormente? Mi piacciono quelle che colpiscono duro, che rimangono dentro a lungo, mi piacciono ambientate in mondi e in versioni del nostro mondo complesse e immersive. Ok, l'ultima cosa che hai imparato a tue spese? Non bisogna mai smettere di ascoltarsi. Quale genere letterario non leggi mai? Romance. Ok, se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? Nord Europa o Nord America, per capire come si vive lì. Ok. Il viaggio che ti ha portato più lontano? Highlands scozzesi. No, belle. Quando viaggi, ti piace provare il cibo locale o ti rifugi in fast food, in simile italiano? Cibo locale, alla disperata, quando non ne posso più, trovo alternative. Cosa non può mai mancare nel tuo frigo? Birra blanche o vice? Ah, ok, ci andiamo sull'alcolico. Allora, la domanda di dopo era, un piatto che sai cucinare bene? A pari merito, carbonara e matriciana. Visto che mi hai parlato di cose alcoliche, una domanda extra che ti faccio è: c'hai un cocktail speciale che ti piace o che sai fare? Non amo molto i cocktail, ma quando ne prendo uno, prendo il Negroni sbagliato. Fortissimo, bello, mi piace anche a me.
Che poi a Napoli c'è lo spaghetto alle vongole fuiute, cioè scappate, che praticamente sarebbe senza le vongole, quindi all'acqua di mare. Ed veramente. È una cosa, ogni volta che qualcuno dice che è sbagliato, io penso sempre al spaghetto a vongole fuiute, cioè se ne sono scappate dal piatto. Vabbè, geniale, fa ridere troppo geniale. A me questa cosa. Diventi ricco, una follia in cui investi o spendi i tuoi soldi? Farei il mecenate degli artisti che mi piacciono di più e aprire una casa editrice. Bello, bello. Secondo te cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Rimpianti. L'ultimo film che hai visto al cinema? The Batman di Matt Reeves l'anno scorso. E visto che tu prima mi hai anticipato la tua vicinanza al mondo DC, la prossima domanda è tosta. Sul grande schermo sono più fighi supereroi Marvel o DC? Sul grande schermo. Universo, sul grande schermo. Come universo narrativo condiviso, Marvel, ma secondo me a oggi, al cinema, la trilogia di Batman di Nolan non la batte nessuno. Su questo ti do ampiamente ragione. Grazie. E io ho anche apprezzato moltissimo Black Adam, anche se tutti ne hanno detto peste e corna, perché nel suo essere un film di mazzate, in 2 ore e un quarto di mazzate alla cecata, sono riusciti a mettere anche la storia, un po' di divertimento, quindi non so perché è stato tanto criticato, però vabbè. So che pure Flash se la passa male, non l'ho visto e non so se riesco a vederlo, però a volte va così. Scusa, per se segno un libro che vorrei, di cui vorresti essere il protagonista. Mi piacerebbe essere uno dei personaggi della saga che amo di più, che è il libro Malazan dei caduti di Steven Erickson. Ok. Invece, un libro che non sei riuscito a finire, che proprio non ti è piaciuto? Non faccio nomi e titoli, ma tanti epic fantasy molto, diciamo, prevedibili e deludenti, sia di italiani che di stranieri. Ma anche blasonati? Sì. Ok, perché pure io ho dei titoli che per cui un po' sai come si dice a volte, ah no, il piccolo principe, no, Siddharth, quelle cose che ti devono piacere per forza, però poi se le leggi e le analizzi dici, ma vabbè. Trovi la lampada dei desideri, quali sono i tuoi 3 desideri? Allora, primo, riuscire a vivere dignitosamente facendo quello che amo. Secondo, fare in modo che il tempo si fermi quando sto leggendo, così potrei leggere tutto quello che voglio leggere e che devo leggere. Il terzo, per non essere troppo egoista, perché non voglio esserlo, ma in realtà lo sono, fare in modo che tutte le persone a cui voglio bene e che stimo non abbiano nessun problema di nessun tipo. Perché da egoista così non ti vengono a rompere le scatole? Esatto. Concedimi la battuta, scusa. Incontri il te stesso di 10 anni, che consigli gli dai? Non perdere tempo. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? A me 2 cose mi mandano veramente in bestia. La disonestà intellettuale, la prima, e le angherie evidenti nei confronti di chi non può difendersi, persona o essere vivente, non c'è differenza. Per cosa invece non litigheresti mai? Per una questione di guida, perché non guido. Quindi tu non litighi per il posto rubato. C'ero prima perché io. Perché vado a piedi. È successo poco fa sotto al palazzo, mentre stavo venendo in ufficio, che una signora, mentre uno stava parcheggiando, è arrivata, ha fatto, ma il posto l'avevo visto io. Si sono messi a litigare per questo fantomatico posto, che questo diceva, ah, ma io non c'era nessuno quando bisogna. Comunque è bellissimo, perché litigavano per parcheggiare sulle strisce pedonali. Quindi il top del litigio. Gli volevo fare un applauso, guarda, Chris. Hai messo il plot twist alla fine, però si vede che sei uno scrittore. È stata bellissima la scena, perché mi veniva voglia di andare vicino e dire, guardate che non potete stare nessuno di tutti e due, sono le strisce pedonali. Va sì. Bene, dai, abbiamo finito. Chi vorresti salutare? Saluto Vittorio, Cristiano e Federica, perché senza di loro non sarei qui ospite da te.
Ok, tu sarei stato ospite. Vabbè, non ce ne frega. Io ti ringrazio per essere stato ospite da me oggi. Ringrazio anche Cristiano che mi ha sottoposto l'attenzione, la tua persona per gli ultimi lavori di Badlands. Ringrazio ovviamente tutte le persone che mi seguono e che nello specifico hanno seguito questa puntata in diretta o che magari la guarderanno in differita. E come sempre vi ricordo che se volete vi potete iscrivere al mio canale o altri social, potete fare quello che vi pare, vi iscrivete, non vi iscrivete. Se vi fa piacere mettete un like, un cuoricino, un commento, senza troppo stress, anche perché ormai è giugno, luglio, fa caldo, quindi non c'è bisogno più di tanto. Se vi fa piacere continuate a seguire e ovviamente dico seguite anche Andrea, perché comunque anche lui parla di tante belle cose e vale la pena seguirlo. Andrea, di nuovo grazie a te e grazie a tutti. Grazie a te Paul, sono stato benissimo, grazie mille, ciao ciao, chiudiamo la trasmissione.